Adesso parlo brevemente noi del gruppo qui ho partecipato, però volevo fare una proposta, so che è poco simpatico soprattutto per chi lavora e organizza. Dedicherei 15 minuti per un giro di idee su quello che avremmo voluto discutere, che non abbiamo la possibilità di discutere, ma che magari può rimanere agli atti, perché qualche altra idea forse c'è e a me dispiacerebbe perderla. Giusto per lasciarla lì. Gli temi che non sono stati potevano essere discussi in una seconda. Possiamo fare l'agenda per il prossimo, esatto. Per la prossima riunione. Benissimo, questo è un modo per dire come secondo me. Esatto. Vabbè, io ho partecipato al gruppo congiunto come comunicare gli eventi, come mettere il sistema di informazioni. Allora, molto rapidamente, eravamo in quattro in tempi distinti, ma abbiamo concordato tutti fortemente sul fatto che la realtà del territorio è una realtà, certo, con dei limiti, con delle problematiche, ma anche molto ricca di eventi, informazioni, informazioni anche in realtà interessanti, e molti di noi hanno a volte l'impressione di perdere questa ricchezza perché non viene comunicata in maniera efficace o è molto dispersiva questa comunicazione. Altro problema, c'è molta ricchezza ma si fa poco secondo noi marketing territoriale, cioè marketing territoriale viene fatto in maniera dispersa e su singoli iniziative. Quindi tra noi la soluzione è mettere a sistema tutte queste reti di comunicazione, queste fonti informative, questi eventi in maniera coordinata, pensando sia appunto ad accentrare i punti di accesso a queste informazioni, quindi non eliminando i vari produttori di informazione ma raggruppandoli. E qualcuno accennava anche al fatto che forse anche dal punto di vista infrastrutturale c'è qualche problema da risolvere, c'è una sorta di digital divide, c'è delle funzioni per esempio la banda larga non ce l'hanno, smartphone di questo tipo. E secondo noi deve essere individuato un progetto, abbiamo discusso se un manager o una persona, non entriamo nel dettaglio, ma ci deve essere un responsabile, un centro di responsabilità, un progetto che si assuma responsabilità di fare da collettore delle informazioni. Quindi una persona o comunque un centro delle responsabilità, chiaramente delle risorse, ci arrivo subito, e dei luoghi della comunicazione. Esistono dei luoghi fisici, per esempio era venendo dal parcheggio del Corriere, dalla Villa Comunale, c'è oggi questa bella iniziativa di un sentiero dove tu hai una serie di informazioni su un evento. Io so che quando passo di lì ho uno sguardo rapido sugli eventi che ci sono nella città. Per molti il luogo fisico è importante come il luogo dove ricevi le informazioni. Poi ci sono i luoghi virtuali delle informazioni, quindi un portale dove accentrare, collegare tutte le informazioni, mettere a sistema i vari siti delle varie realtà, ma anche strumenti nuovi, canali YouTube, social network, c'è un progetto di TV locale, di Codoroaro, pensato, una molteplicità di canali pensato con una molteplicità di utenti che hanno caratteristiche diverse per età, per interessi, nazionalità, eccetera. L'ambito è quello del comune di Codoroaro, ma però allargato al Veneto orientale, come faceva informazione dalle spiagge all'entroterra ai comuni limitrofi, tra cui si dovrebbe instaurare anche una specie di collaborazione, di scambio di informazioni, perché io posso essere interessato a cosa succede nel mio comune, ma anche nel comune dove vado a lavorare, dove vado a divertirmi, quindi dovrebbe esserci una sorta di sinergia da questo punto di vista. Molto importante, non deve essere un contenitore di tante singole iniziative, ma deve essere un'occasione per promuovere la città nella sua ricchezza di molteplici realtà e iniziative, ma comunicata in maniera univoca, addirittura si è parlato di un marchio, di un'immagine, di uno stile, di un unico. Tra i vari intenti abbiamo individuato la pista, per esempio, del turismo di massa, delle spiagge, che può essere interessato ad allargare la sua esperienza. Ma secondo noi il Portogallo dovrebbe fare anche il turista che direttamente viene a Portogallo, se no restiamo sempre su Balternia e ci conteniamo un turista che i
gestori turistici vogliono tenere lì, noi vogliamo tenere qui, invece riteniamo che c'è uno spazio importante per il turismo che viene direttamente qui, perché ci sono tante possibilità. E anche per il non turista, sia per il turista che in Portogallo che andava una volta all'estero e oggi magari non ha la possibilità più di spendere per un viaggio all'estero, però ha la concezione che il Portogallo non offre niente durante per esempio l'estate, invece sappiamo che c'è molto, sia chiaramente per tutti i cittadini, per altre categorie di utenti. Le risorse, chiaramente questo progetto richiede, dovrebbero essere condivise, nel senso che è sicuramente un progetto pubblico-privato. L'amministrazione ha l'interesse a questa promozione, ma probabilmente non ha le competenze e l'approccio culturale giusto per gestire uno strumento di questo tipo. Il privato forse è più dinamico. Ci deve essere una condivisione sia di tempi che di risorse, sia economiche, che non ci siamo troppo addentrati in questo, sia materiali, esistono anche risorse, è stata citata per Mole, è stata citata per Vega, soggetti anche altri privati che hanno competenze. Niente, direi che sostanzialmente questo. Come? Sui temi che vorresti vedere sviluppati. Cioè, il tema è sostanzialmente su quello che diciamo che la nostra proposta è che si mette in piedi il progetto di gestione di individuazione di una realtà, di un soggetto, di un manager, di un programma che gestisca il coordinamento delle informazioni. Quindi è un progetto, crediamo, abbastanza specifico, si tratta di individuare l'obiettivo che è quello di mettere a sistema le informazioni, trovare le responsabilità dei soggetti attori. Quindi è abbastanza focalizzato da questo punto di vista. Come fare, come proseguire? A me veniva in mente questa idea, io credo che questo sia un progetto che debba essere lanciato attraverso un tavolo di lavoro promosso dagli assessorati di riferimento, secondo me, ma quindi attività produttive, servizi sociali, mi vengono in mente questi, lo staff chiaramente della comunicazione della macchina comunale, però assieme a tutti quei soggetti che producono informazione sul territorio, quindi dalle associazioni di categoria, alle varie attività associative, le associazioni culturali, tutti quelli che comunque fanno già comunicazione e che riteniamo in un progetto di questo tipo, vabbè, giornali, tutti i mezzi di comunicazione, giornalisti, anche in realtà nuove, cose informativi, social network, canali YouTube, culturale abbastanza ricco da questo punto di vista. E con lo spirito che questa è un'occasione per amplificare quello che ognuno fa, non è un sostituire quello che uno fa nel suo piccolo con una cosa sovrastrutturata, è un momento a livello in cui le varie informazioni circolano in maniera più efficace, perché non è che manchi l'informazione, è probabilmente l'utente è sovraesposto all'informazione, si arriva che l'informazione arriva abbondante e molto spesso di curiosità. Crediamo che la chiave vincente sia quella di dare pochi riferimenti ai vari utenti per sapere dove andare a cercare informazioni di cui hanno bisogno o che non sanno esistano, cioè non sanno che esiste l'evento ma sanno dove possono andare a scoprirlo, piuttosto che 10,